Cominciamo da questa ultima parte della nostra trasmissione, dai terribili fatti di cronaca di questi giorni, e diamo il benvenuto al professor Vittorino Andreoli. Bentornato professore, grazie di essere con noi di martedì, lo conoscete, psichiatra di fama internazionale, autore di numerosi saggi, raccolte di poesie e romanzi anche. Il suo ultimo libro si chiama La gioia di vivere, Rizzoli, su cui si riflette sui sentimenti che dominano il nostro tempo. Ma noi l'abbiamo chiamato professore perché lei ha lavorato a molti casi di cronaca, incontrando diversi autori di omicidi, e in questi giorni l'Italia è sconvolta dall'omicidio Varani, quello dei due ragazzi Marco Prato e Manuel Foffo, che hanno massacrato il 23enne Luca Varani, un delitto particolarmente crudele. Cosa accade, se è possibile dirlo, nella mente di chi ha compie questi gesti? Vede, innanzitutto bisogna vedere come funziona la mente, perché in questo caso tutto parte da un desiderio che è di tipo erotico, sessuale, cioè riunirsi per poter realizzare dei desideri che sono di tipo erotico, anche se particolari rispetto a quella che può essere una visione molto tradizionale. Però la categoria è quella. È quella. Quindi si parte da con questi desideri, però subito, per poter realizzare, si inseriscono delle sostanze, la cocaina per esempio, e la cocaina non c'è dubbio che modifica fortemente l'attività cerebrale, nel senso che incide nel cambiare la percezione del mondo attorno a noi. Che cosa fa anche la cocaina? Toglie, come dire, i freni inibitori, cioè è come se non avvertissi più quelli che sono i limiti, i divieti, e quindi c'è una percezione, diciamo, di libertà, o perlomeno senza quei freni inibitori. E a questo punto, con questa testa, incontro una scena, mi metto su una scena che è di tipo erotico. E che cosa porta? Porta ad uno sviluppo della violenza. Le devo dire che non è strano che la sessualità sia legata alla violenza, perché, come già diceva Freud, in qualche modo la sessualità ha a che fare con un dominio, cioè con una preda, sia pure un potere, potere su. Però in questo discorso sembra che la responsabilità sia della droga. C'è una parte di colpa, o la maggior parte della colpa, nella persona che fa quest'atto. Consideri anche che le prime dichiarazioni erano: abbiamo voluto uccidere per vedere che effetto fa. Certo, vede, in questo caso c'è un desiderio che è quello di fare, lo chiamiamo un festino, che, come ripeto, non è piuttosto frequente oggi. Su questo si inserisce la cocaina, che devo dire, poiché è presa sapendo quello che fa, quindi non è un attenuante, ma è un aggravante. È l'arma con cui si vuole realizzare un progetto omicida. Certo. Perché, ho capito. Perché vede, in qualche modo mi si dice: tu, prendendo questa sostanza, riuscirai ad avere delle risposte. E io è quello che sto cercando. È quello che sto cercando. Senta, un'altra parola che è stata usata, l'istinto omicida. L'assassino dice: io ho avuto più volte l'istinto omicida. Cos'è l'istinto omicida? Guardi, glielo dico subito ricordando una frase che sta sempre che disse Freud. Disse: ognuno di noi nella vita, almeno una volta, ha pensato di uccidere. Lei dirà: è una frase esagerata. No, perché tutti abbiamo espresso un momento di rabbia, di sopraffazione, e la rabbia, vede, non è poi tanto delicata. La rabbia è di eliminare. È rabbia. La rabbia è rabbia, e quindi non c'è dubbio. Possiamo dire che nell'uomo c'è una pulsione, che è la voglia di ammazzare, è il titolo di un mio libro, Voglia di ammazzare. Però che cosa succede? Che abbiamo dei freni, chiamiamoli freni inibitori, la legge, la paura della pena, il fatto di avvertire. La cultura che abbiamo, il fatto, quello che ci hanno insegnato. Di avvertire che c'è un uomo, certo. In quel caso c'è un ragazzo, e quindi tutto questo porta tanti di noi a desiderarlo magari, ma non esito. Qui la cocaina, come le dicevo, toglie in gran parte questi limiti. E quindi ecco che le pulsioni, la pulsione che c'è, qui è facile che si realizzi. Professore, chi rimane vittima dell'istinto omicida è malato? È diverso dagli altri? È cattivo?
assolutamente no. Questo vede, se lei mi avesse invitato 30 anni fa, ma non eravamo qui a fare questo, io le avrei detto che dominava ancora il principio lombrosiano. Cioè, se uno uccide, diceva Cesare Lombroso, ritenete che da quel momento è malato di mente. Quindi se pensavate che una persona fosse normale ma ha ucciso, il fatto di aver ucciso è un segno certo di follia. E quindi questo aveva diviso la popolazione tra i normali che non uccidono e i matti che non sono mai normali. Poi sono avvenuti casi, e a questo devo dire ho contribuito anch'io, e lo sa, con i casi Maso, con i casi Chiatti, in cui io li studiavo, ma non trovavo niente di patologico, cioè non li inserivo in una categoria che chiamiamo clinica. E allora si è arrivati ad una conclusione, che è quella di dire che la normalità, o meglio, la mancanza di patologia, è compatibile con i casi più efferati. Quindi mi deve permettere qui di difendere i miei matti, e io uso un termine molto questo termine con molto affetto, è ingiusto che ogni volta che succede qualche delitto si pensi ai matti. Questi sono normali. Mi aiuti. Essere, tra virgolette, matto non vuol dire necessariamente fare il male. Essere normale non vuol dire necessariamente fare il bene. Non c'è più, quindi, quella distinzione che si pensava col positivismo. E su ma questo... c'è una distinzione tra bene e male? C'è, ma però non c'è la distinzione tra l'uomo del bene e l'uomo del male, perché l'uomo del bene, che per esempio può sembrare magnifico sul lavoro, attento, intelligente, va a casa e si comporta in maniera irresponsabile. Quindi, voglio dire, il nostro comportamento dipende da tre cose: come siamo fatti, la biologia, la carne; la seconda, dalle esperienze che abbiamo avuto, se un bambino è stato accolto oppure è stato violentato, lei capisce che questa è un'esperienza che conta, e anche dall'ambiente sociale, inteso quello delle relazioni. E quindi vede che non è più possibile dire che anatomicamente quello è un degenerato ed è violento, e questo no. Le persone anche cosiddette per bene possono fare il male. Come è possibile, invece, prendiamo il punto di vista della vittima potenziale, perché lo siamo tutti potenzialmente. Come è possibile individuare le persone che fanno il bene e che fanno il male nel momento in cui le conosci? Chi sono questi ragazzi? Questi ragazzi sono amici, ma qui non c'erano amici, come vede. No, si conoscevano da poco. Che cosa vuole? Per avere soddisfazione. Oggi l'eros, chiamiamolo così, non è quella liturgia classica, è una liturgia che cerca di avere stimoli sempre più ampi. E ammazzare, caro dottor Flores, noi pensiamo che dovrebbe portare ad una condizione di sentirsi disumani, invece dà una sensazione titanica, perché spettava agli dèi dare la vita e uccidere. Ecco perché uno che uccide fa fatica anche a pentirsi, perché avverti in quel momento di aver dominato. E ci sono molti nessuno che con un coltello in mano diventano degli eroi, anche se del nulla, e degli eroi poveri. Diciamo, prima regola, guardarsi intorno. Insomma. Guardarsi intorno e analizzare se stessi, perché qui appunto c'è una povertà, non c'è più il senso di colpa. Sappia che sono uno dei pochi che elogia ancora il senso di colpa. A ben vedere. Vittorino Andreoli, la gioia di vivere. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro davvero, in bocca al lupo per tutto.